guarda, per ora ho fatto il Gran Premio di Maiorca e la Vuelta a Andalusia, dove Maiorca era più per iniziare a correre, ecco, per ritrovare la confidenza con le corse, poi l'Andalusia, come penso sappiate, l'abbiamo dominata dal punto di vista di squadra con Valverde, vincitore di 3 tappe il giro. E niente, ora siamo qua con la squadra per cercare la condizione migliore, per sperare di far bene alla Tirreno, Catalogna e poi tutte le corse che verranno primavera, così insomma. Senti, leggendo anche su internet anche commenti insomma di tifosi di Eros Capecchi, ci sono aspettative per questo 2014? L'anno scorso hai visto, l'allergia ti aveva frenato, non è stato forse un anno come ti saresti aspettato, no? No, diciamo che è un po', sono un po' di anni, ecco, che può essere l'anno buono. Quest'anno non preferisco non fare nessun proclamo e niente, però sicuramente ce la metterò tutta. Speriamo di aver trovato la soluzione, ecco, ai problemi, e come sempre, ecco, ce la metterò tutta per provare a riscattare queste stagioni, alcune buone, alcune molto meno buone, ecco, sperando di trovare un rendimento più alto di quello che è stato finora, ecco, soprattutto una costanza nei risultati, che non vuol dire per forza vittorie, però comunque magari iniziare ad arrivare con costanza negli ordini d'arrivo, ecco. Adesso sei in ritiro con la Movistar a Tenerife e tra l'altro, parlando proprio della tua squadra, a livello proprio di World Tour forse è una delle squadre meglio attrezzate per caratteristiche anche degli atleti? Ma diciamo che, sai, se guardi la rosa dei corridori ci sono 27, credo, diciamo, una cosa del genere, e 25 almeno potrebbero fare i capitani in qualsiasi altra squadra, almeno per determinate corse, ecco, e quindi capisci che, diciamo, se si riesce a trovare anche lo spirito di sacrificio, no, da parte di tutti, è difficile che non arrivino i risultati, ecco. Poi diciamo che ci sono 2 o 3 di altissimo livello che comunque, diciamo, che basta portarli lì che il risultato lo ottengono, quindi diciamo che c'è un materiale umano, c'è ed è molto buono, quindi non è che vengono a caso i risultati. Senti, parlando anche dei prossimi appuntamenti, tu hai citato la Tirreno Adriatico, che ovviamente ad Arezzo non si fa che parlare d'altro, insomma, perché è forse l'appuntamento ciclistico che sta legando il suo nome alla tua città anche. Cosa ne pensi di questo arrivo, cosa ne pensi di questa manifestazione? Fa piacere arrivare sulle strade amiche, perché sai, comunque è una corsa molto importante e arrivarci con una corsa così importante può far solo che piacere, anche perché arrivi davanti a tanti amici, tanti tifosi, e quindi sarà un motivo in più per far bene, ecco, sia in quella tappa che in tutta la Tirrena. Senti, un'ultima domanda te la volevo fare riguardo alla nazionale, no? Perché c'è stato questo cambio di guida e si è fatto ovviamente il tuo nome in quelle che sono state anche, diciamo, non delle prime scelte, comunque una sorta di prima scrematura, se così possiamo dire, di Cassani. Questo comunque è uno stimolo, è un piacere per fare meglio? Ma sicuramente, guarda, io non è che avevo problemi con Bettini o... gli unici problemi che sono stati è stato il rendimento a ridosso dei mondiali o comunque degli appuntamenti con la nazionale, quindi non è che, cioè, sicuramente se continuo ad andare piano vicino al mondiale non mi convoca neanche Cassani, ecco. Però fa piacere certo essere nell'otto di 30, credo che ha selezionato Davide, ecco. Poi io ovviamente ce la metterò tutta per provare a metterlo in difficoltà per eventuali convocazioni, ecco. Però sicuramente non è il cambio di guida che conta, ecco. È quello che riesco a dimostrare su strada io, è importante.
Thank you.